Una delle domande che mi viene posta più spesso è se i DSA possono essere ereditari. Bene, i dati in letteratura concordano con delle probabilità. Vado a leggere il riferimento. Infatti, parliamo che abbiamo la presenza di disturbi specifici di apprendimento nei genitori di bambini con dislessia evolutiva. Questa probabilità può raggiungere circa il 70% dei casi. Bene, ci sono anche altri studi che vanno a identificare e indicare come ad esempio circa il 45% dei parenti di primo grado dei soggetti con dislessia, come nipoti, zie e così via, possa avere tali disturbi. Dunque, sì, abbiamo una certa familiarità tra genitori e figli, anche se le ricerche non confermano il 100% dei casi, insomma. Chiaramente, la dislessia è un disturbo su base neurobiologica, dunque abbiamo tutto questo aspetto legato anche al correlamento genetico, però ricordiamoci anche che al di là di definire la dislessia come un disturbo, di iniziarla anche a definire e chiamare come caratteristica. Ma questo lo vedremo meglio anche nei prossimi video.